Ciao a tutti amici di GamesCollection.it, oggi andiamo con un video unboxing di una console ultra conosciuta, direi anche una delle console più storiche nel panorama videoludico, il Game Boy, in questo caso nella sua versione Pocket, ossia nella seconda edizione del mattoncino più ridotto, in versione peraltro giapponese. La particolarità di questa console è che è stata prodotta in soli 2000 esemplari, ma non è l'unica particolarità, e che non era peraltro disponibile alla vendita per il pubblico, ma era ottenibile solo tramite un concorso, un'estrazione, ancora non mi è chiaro. Peraltro, se avete maggiori informazioni su questa Game Boy Pocket Imaginer, mi raccomando, scrivetemelo qua sotto perché sono alla ricerca di aiuti anche per trovare. Questa è la confezione, come vedete molto 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 pulita, che ricorda un po' la confezione anche dell'edizione Famitsu che vi presenterò. La custodia è tutta nera e ha questi lampi gialli che dovrebbero farvi capire qualcosa, ma ne parleremo dopo. E all'interno vedete dei kanji che indicano le caratteristiche di questa console, ma andiamo a vedere meglio l'unboxing più da vicino. Ed eccoci all'unboxing vero e proprio. In realtà, come ripeto, c'è ben poco da vedere. Apriamo la confezione. All'interno troviamo le classiche istruzioni giapponesi con le indicazioni sulle precauzioni sull'utilizzo della console. Dopodiché questo simpatico flyerino con kanji a me assolutamente sconosciuti, e dopodiché le istruzioni del Game Boy Pocket, che sono assolutamente prive di colori particolari, ma anzi, come vedete, sono quasi monocromatiche, se non questo viola. Dopodiché c'è questa copertura sopra la console. Di regola ci sono le batterie, che qua ho rimosso, che dovrebbero essere qui a memoria, le avevo tolte, tac. E dopodiché la console vera e propria, che adesso rigiro, scusate al contrario ma sto filmando un po' in una posizione davvero scomoda. Togliamo la sua confezione e questa è la console vera e propria, che è in questo colore, diciamo emerald green, a memoria. Vedete sul retro, la console è assolutamente perfetta perché è stata, non è mai stata utilizzata. E vediamo sul retro se indicano qualcosa di particolare. Direi proprio di no. E ragazzi, è tutto per questa limited edition, o forse oppure no. Ed eccoci nuovamente ragazzi, ma ora vediamo cosa passa sullo schermo. Bada boom, da paura ragazzi. Come notate, questa console, la sua particolarità che la rende davvero mostruosa come limited edition, è il fatto di illuminarsi assolutamente. Su un lato è meno illuminata perché lo vedete di qua non l'ho esposta alla luce della lampada, mentre di qua sì, e assorbe ovviamente tutta la luce. Ed è veramente, cioè questo colore fluorescente è uno spettacolo. Ho trovato che non mi ricordo se è fluorescente o fosforescente. No, scherzo, dovrebbe essere fluorescente, anzi fluorescente assolutamente. E ragazzi, è tutto. Noi ci vediamo a un prossimo unboxing. Potrei andare avanti ore a muovere la console, il Game Boy, verso lo schermo, perché è veramente uno spettacolo questa colorazione. Se avete domande, questioni, ovviamente mi trovate sempre qui. Un saluto con la mia mano che passa davanti al Game Boy e buon anno a tutti. Ciao ragazzi.